Nella concezione cinese il brand Italia è particolarmente sentito e visto in funzione del bello, quindi mi riferisco a laghi, mare, montagna, città d'arte, patrimonio storico, moda, eccellente food and wine, shopping, sono tutti elementi particolarmente attenzionati proprio dal mercato cinese. Ed è proprio in funzione di questi elementi che il Lido Palace e il Du Lac et du Parc Grand Resort si contestualizzano e cercano di mantenere fede proprio a queste attese del nuovo mercato cinese. Credo di non dire una bugia se sostenessi che esistono ancora delle barriere di carattere logistico e burocratico. Sono barriere che con il tempo piano piano saranno abbattute. Quindi perché non muoversi attraverso l'online oppure attraverso le OLTA, che sono le online travel agencies, che hanno modo di intercettare ed approcciare questo nuovo mercato? Riescono a far fronte in termini di disponibilità di prenotazione a quei 200 milioni di cinesi che credo nel 2017 abbiano lasciato il loro paese per muoversi verso l'estero, e il 40% di questi 200 milioni si muovono proprio a livello individuale. Quindi sottolineo in questa circostanza l'importanza dei millennials. È qui che dobbiamo essere presenti in maniera chiara, trasparente ed efficiente, e magari pensare a creare un sito in cinese, in mandarino, e dando proprio delle risposte in questi termini. Le strutture ricettive in Italia sono senz'altro efficienti. Io credo che l'Italia sia il più bel paese del mondo in cui anche le varie aziende alberghiere si sono in questi ultimi anni adeguate. Forse per il mercato cinese non lo sono ancora. Per quanto mi riguarda posso solo dire che l'hotel Du Lac et du Parc, Grand Resort e il Lido Palace, albergo 1 a 4 stelle superiore, l'altro 5 stelle, sono già pronti per questo tipo di turismo. Noi dovremmo far sì che i cinesi possano verificare anche altri siti che possono partire da Bolzano e andare fino a Lampedusa. Abbiamo in atto due iniziative. Una riguarda i bike hotel, che è un hotel dinamico per gente sportiva. La seconda riguarda la longevità. Si tratta di fare un hotel che ti dia la possibilità alle persone di capire in che modo devono vivere, in che modo devono mangiare, in che modo devono fare lo sport per vivere più a lungo.